Ci siamo? Perfetto, ci siamo? Ma... No, ce la possiamo fare, cosa dici te? Ce no, la possiamo fare. Eravamo partiti quasi bene subito, hai visto questa sera? Avevamo esagerato, eravamo troppo in anticipo e quando siamo troppo in anticipo qualcosa può anche non succedere. Ti giuro, o succedere. Sembrava un miracolo. Abbiamo a poi passare, guarda. Prego, Nicola, facciamo vedere come si serve un caffè, signori, vediamo. Perché ci va in mezzo ai cavi, insomma, che diventa un caffè con l'HDMI. Tutto a posto? Era meglio aspetta, se passavi... aspetta che sentiamo che dice Nicola. Sì? Cosa mi hai detto? Bisogna salutare anche un'amica. Come si chiama? Daisy. Faremo una dedica particolare anche a Daisy, che ci ascolta, ci sta vedendo. Gli hai detto tutto a posto? È a Maranello, abita a Maranello? Sassuolo, va bene. Scusate, dobbiamo ancora darla, buonasera, dobbiamo ancora dire dove siamo, cosa sta succedendo. No, noi facciamo, più che Mamma Mia, il programma O Signore, versione milanese, abbiamo la versione sono gli ospiti che sono di fronte a noi. Perché noi faremo un'altra rubrica, si fa Devi sapere che di solito andavano qua su ritrovi.com, vanno su incontri adesso, vanno a trovare quella roba lì. Esatto, vedete la foto di Antonello Romano nudi. Anche perché stasera è 7 marzo, ma domani sera... Notare si che festeggia, Romano è senza brillantini. Romano una sera che è senza brillantini. Guarda, t'ho visto con un altro costume diverso stasera. Io ho le mutandine di lana ancora, perché da me l'inverno non è ancora passato. Ecco, allora, buonasera ragazzi, siamo tutti qua. Siamo alla trattoria, ristorante Zanichelli di Torre Maina. Maina. Perché no, il navigatore quando gli metti il nome, no? Devo andare a Torre Maina, scrive. Ma perché si fa le foto? Torre Maina, fai sorrisino. Ciao, okay. Mamma, ciao papà. Ciao zia. Torre Maina di Maranello. Di là, vediamo. Trattoria Zanichelli. Allora, Antonello, questa sera abbiamo... Abbiamo... Diventiamo intelligenti tutto stavi d'un dicendo corpo. Che domani è la festa delle donne, che per chi ci ascolta domani sera, vale a dire quello stasera, oggi è martedì, cos'è, venerdì 8 marzo è la festa delle donne. Beh, diciamo che la nostra festa, l'abitudine esatto di festeggiare, ma sai che purtroppo parte da una disgrazia questo 8 marzo. Guarda, perché non lo so cosa parte, cioè, stasera già avremo pittori, scultori, abbiamo di tutto stasera, che ci darà una cultura. Abbiamo anche la signorina attori. Come si chiama lei? Esatto, perfetto, siamo a posto. Irina viene in mente la canzoncina che dopo... Dopo la cantiamo. No, c'è la canzoncina, tu non lo sai, dopo intervisteremo. Vai su YouTube, vai a cercare la badante di Nonno Dante. Esatto. E c'è la famosa Irina lì. Che praticamente sarebbe la badante che fra qualche anno arriverà anche da noi, l'abbiamo già soldata. Se viene così, adesso dopo la vedrete in diretta fra qualche minuto. Allora cosa facciamo? Siamo a Mamma Mia, se avete un numero di WhatsApp per poter eventualmente... Forse, c'è il numero di WhatsApp, chiediamo... C'è qualcosa qua sotto. Ok, dice di sì, controlla bene. Deve essere qua, deve essere. Aspetta, non lo vedo mica io, sono troppo piccolo. Ha messo lì sotto, andare avanti. Allora, lui dice Can. Ovviamente salutiamo Daniele Mammi, che come sempre ci ha bravato con la lavagnetta. Ecco, il bravato è stupendo. Lo sai che ci chiamano, lo chiamano Gessetto adesso? Sì, perché sua moglie lo chiama Gessetto, perché quando va ci lascia il segno, si consuma presto. Okay. Sai che Gessetti di solito. Allora, lui sta continuando a dire canzone. Allora, andiamo con una canzone, nel frattempo ci spostiamo a lato, perché qui in mezzo arriverà. Andiamo a sorte stasera. Perciò... Cosa devo dire? Perché non so dove si siederà Irina. Qua, Irina lo so già, si siede davanti a te, un uomo così affabile. Ma perché c'è ancora il pelo della pecora addosso? Cosa è successo? Dove sei andato oggi? Perché di solito faccio la pecorina. Allora... Vai con una bella canzone, poi ospitiamo per primi, ecco, Enrico Saresini e Irina, poi avremo Lisa Lambertini e Stefano P. Stampatti. Sì, sei pronto? Sei pronto, Romano? No, sono pronto, ma stiamo parlando, vedi, perché devi sapere che Enrico, sì, gli abbiamo detto che andava in radio stasera a fare un'intervista. Ma è uguale, non cambia niente. Non cambia. Ah no, eccoli qua invece. No, ecco, sposto un po' la telecamera. È una radio un po' più complicata, tutto lì. Ok, grazie. Grazie Daniele. No, perché hai detto vado in radio, non mi faccio neanche la barba, mi sto così. Infatti. Lo vorrei vedere che non si fa la barba, ci mette una settimana e mezza. Secondo me arrivava il prossimo mese, fa un capello qua, un capello là. Però adesso li sta perdendo piano piano. Guarda come lei è attenta alla perdita, alle perdite che ha lui. Notate l'accento, perché ovviamente i nostri ospiti, Enrico W. Saresini e Irina, vengono dalla Val Bembrana, da Bergamo, dalla provincia di Bergamo, giusto? Esatto. Cioè, avete scalato le montagne per venire
qua a Maranello. No, tutta pianura scende. Ah, la scende pianura. È tutta pianura scende, attenzione. Eh? Tutta pianura scende. Tutta pianura scende. Sì, rotoliamo facilmente. No, no, guarda, come rotoliamo io e lui, guarda, ti assicuro. No, tanto, salutiamo anche l'oste che è sceso. Tu pensa che lui è sceso dalla montagna, tu davvero. Tu pensa che sì, quando cadiamo, io e Romano, rimbalziamo per un quarto d'ora. Perché ci do un po' di volume. Non riusciamo neanche a farci male. Noi infatti tutto un cadiamo. No, non ti preoccupare, tutto un siamo così, la 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 la. E Romano, eccolo lì. Va bene. Tonello, nel sorteggio hai vinto anche stasera. Come mai tutte le ragazze vengono a fianco a te? Perché sanno che con me non hanno problemi. Non sei pericoloso? No, si vede che qualcuno ha passato la voce, ha detto: guarda, Antonello non è pericoloso, Alberto, basta stare lontano 3 centimetri, il problema di solito. Non mi preoccupo, io qua in parte a lui. Lo conosci? Tu dovessi stare un po' più attento, perché l'ultimo ha detto: ah. Lo conosci il mal dell'agnello, no? Che è quello che cresce la pancia e che... ecco, lui si attacca a ste cose, non so. Tutte le volte. Vabbè, dai. Parliamo di cose, cioè, senti, abbiamo anche le campane ancora. Ragazzi, siamo in quaresima, ragazzi, che quaresima hai fatto? Ma io ho 26 anni che faccio quaresima. Cioè, sempre bianco? Ma in bianco, guarda. Sei peggio che una lavatrice, te tutto quel bianco. Quaresima. Irina, qual è il tuo colore preferito, Irina? Verde. Il verde, cioè verde. Sei visto di rosso. Perché il verde può avere tanti significati. Il verde del prato, verde speranza, verde speranza, della serie. Speriamo che cresca. Siamo al verde. Siamo al verde. Guarda, qua è un, è un colore che è molto, sì, molto diffuso. È diffuso. Allora, parliamo di cose serie. Allora, quando si parla di cose serie, cioè, vai Romano. Definire Enrico, poi abbiamo aggiunto una W perché ce l'ha suggerita tra l'altro Stefano P.Spampatti che verrà dopo, no? Senti che campane. Non sono da morto, no? Non so, ma cos'è? Cioè, non è che viene fuori. Ora no. Cosa sembrano, Enrico? Non è che ti danno un po' il senso della... No, perché so che questi sono artisti, si ispirano. Vi ispirate a delle cose, non so, vedi... Cioè, si ispirano, respirano, no, cioè, no, c'è anche quello il problema. Una cosa si è evitato. Stavo cercando di introdurre un artista, vabbè. Cioè, questo qua. Aspetta che il regista fa... Cosa così fa? Parla. Aspetta, che parla, sta parlando solo Romano. Stavo cercando di imboccare, non è che ha mangiato bene. Ti ha chiesto se le campane sono. Tu traduci. Le campane sono andate morto e i miei quadri, grosso modo, parlano. No, scusa, Un attimo, che sapevo che anche stasera difficile. Già una volta mi hanno messo in croce, una volta ero lì e ho detto mamma mia. No, diciamo che trattano tematiche abbastanza oscure. Che... Oscure va bene. Ci abbiamo anche. Tematica sulla Pasqua, ecco, quello che è l'anima, la sofferenza del corpo, dello spirito. La Pasqua, c'è l'uovo di Pasqua, è anche bello perché tu apri l'uovo e trovi la sorpresa, tra l'altro. Sì, adesso, e però, che parlando dice... di quaresima, uno fa la quaresima. È la stessa cosa che diceva quella che avevo a casa, fa apro l'uovo e viene fuori la sorpresa. Ti ha aperto, te l'avete aperto. Esatto, vabbè, vai. No, Enrico, sai che qua, mamma mia, c'è una M sola, vedi, poi c'è un motivo, al contrario, una W, quindi. Esatto, vedi che diventerà quello contrario. No, a parte, diciamo, le battute che ovviamente saranno il tema della puntata, ovviamente come succede spesso, ma pittore, scultore, diciamo, cosa fai? Anzi, poi vedremo delle opere su cui commenteremo qualcosa insieme. Allora, sono nato come pittore semplice, classico pittore su tela, che rappresentava... Che bello la Pasqua così tutta. Perché solitamente quello che paesaggi piuttosto che figure morte. Ma questo e quanto, poi mi sono specializzato sulle figure morte. Quanto tempo fa, Enrico, però? Quando andava all'asilo. Sì, un 15 anni fa. No, e poi pian pianino c'è stato il passaggio sull'evoluzione, su quello che è dalla pittura figurativa all'informale. Qua vediamo un passaggio successivo che sono materiali plastici, plexiglass piegato a fiamma e pitturato, dipinto da dietro, belli. E rappresentano quello che sono diciamo che in questo caso non è più un quadro, ma è una, chiamiamola, scultura quadro. Sì, sono più sculture effettivamente di plastica, ho capito bene, di plastica, sì. Plexiglass. E vengono lavorate a caldo, modificate su delle forme precedentemente preparate, dipinte, e rappresentano in grosso modo quello che è la sofferenza fra lo spirito e il corpo, quindi diventa una cosa perciò diciamo che ogni personale, vero Enrico, ogni tua opera c'è una descrizione dietro, col minimo c'è un vademecum, ci avrà un tutorial per capire l'espressione di questa opera. Ma neanche più di tanto, perché inizialmente con una pittura informale la cosa era molto più
meno immediata, invece adesso comunque con la figura, con la forma fisica che fuoriesce da queste immagini, sono molto più immediate e diciamo arriva il messaggio, arriva subito, sì, il messaggio, sì. Ok, Antonio, torna a scambiare il video che vogliamo appunto andare così, avanti con queste immagini. Andiamo avanti, sì, abbiamo sottofondo stasera che è tutta così, vedete. Allora vediamo una cosa che adesso vediamo, tre statue. Sono qua, fermi tutti che non sapevo cosa, vai avanti. Qua siamo a Cento, abbiamo partecipato a un evento di Lisa Lambertini, e il tema era giustamente La Rocca del Vampiro, e lì, per presentare il suo libro che poi vi, tu sei quello lì, vi racconterà. Qua è un altro evento che abbiamo fatto sempre con Alberto Bazzani a Lucca, e ci siamo immedesimati in questi personaggi un pochino... Cioè, domani sera, se vieni domani sera qua con tutte le donne che ci sono qua dentro, vedi te, facevi successo, sì, anche no, con la badante. Ma perché sei gelosa, scusa, no, sei allora, gelosa. Irina, guarda che ti assicuro non si consuma nulla, guarda una cosa, sì, quando torna a casa è come nuovo, anzi revisionato, vale, c'è no. L'Irina che ha fatto ma scusa, ma vorrei come i gatti, ma scusa, ma sei anche gelosa, ma è gelosa lei? Sono più geloso di te. Sì, esatto. Sei gelosissimo? Qua chi mi tocca la badante. Ma tu non sei di quella regola che dice che fino a tre volte tutto ammesso e concesso? Neanche mezzo. Cioè, come tre volte? Scusa, c'hai la barba, sembri un uomo avanti con la mentalità e dici credi ancora nel tradimento. Mi chiamano Gesù Cristo, ci sarà un motivo. Sì, perché c'hai tre buchi, uno nelle due mani e uno nei piedi. Vabbè, no, andiamo avanti, facciamo le chiusure. Sì, sì, sì. Avanti? Torna alle slide perché voglio capire appunto. Ma scusa, ma voglio sapere. Dai, poro. Vabbè, dai. Niente, vai. Ma non sei, se lei tu scoprissi che lei ti avesse tradito una volta, cosa fai? Cosa fai? Gli fai una scultura con dentro, sì, lei, sì, ho capito, va bene, andiamo maschera avanti. Di cera, ci stavo arrivando cercando di formulare in modo più dolce. Esatto, per non troppo diretto. Questo parla di una sconnessione cerebrale. Eh? Una sconnessione cerebrale. Ah, ho capito. Rappresentava quello che erano... Scusa Romano, esattamente quello che abbiamo io e te quando facciamo questo programma. Abbiamo una disconnessione cerebrale. Senti, io qui ciocco a vuoto. Poi tu trova più spazio perché trova meno ostacoli. Ostacoli. E me invece trova qualche capello bianco, fa no, ho sbagliato strada. La foresta di Cicerlo. Va bene, andiamo avanti. Allora, questa è la disconnessione cerebrale. Allora, questa è la dritta, comunque l'opera è la dritta come era prima. Cioè, sì, c'è un verso. Dritta. Okay. Siccome la tematica era i manicomi, quello che era la legge Basaglia, roba del genere, avevamo fatto una mostra a tema e quello lì rappresentava quello che era. Allora, 29 settembre vai a San Felice sul Panaro, che ospiti che abbiamo avuto giovedì scorso faranno il tema della loro, diciamo, manifestazione sul manicomio, su questi personaggi qua. Abbiamo fatto delle mostre tematiche. Perciò, guarda, vedi, mettiamo in contatto con gli amici che c'erano di Sepolcrum, tra l'altro, ecco, ok, San Felice sul Panaro. E abbiamo fatto tappe in vari manicomi per portare la tematica. Veri? Sì, sì, ex manicomi abbandonati, quello di Volterra. Ecco dove ci siamo visti lì. Ma erano ancora attivi però. No, ma all'epoca c'ero io, sì, c'ero. Dopo hanno detto non esistono più manicomi. Era quello che lui l'aveva messo nel cortile a girare i sassi, per prendere il sole i sassi. Lui tu sapevi che c'è? Fare bronzare. Ma guarda, parlare lei. Togliere il muschio dai sassi ti mettevo. Ah sì, quello muschio dai sassi. Quella è già avanti. Ma lui è già la cosa difficile. Eccola qua, fermi lì che... Cos'è questo qua? Qui è Irina. Irina, tocca Irina. No, non tocco, io non tocco niente, no, scusa un attimo, ma è veramente così geloso? Sì, no, tanto. Dai, Rico, dai. No, come è geloso? Sai che devi dirgli che la libertà è l'espressione dell'unione di coppia. Lui è geloso anche di quello che penso, per cui... Mamma mia, ragazzi. Cioè, vai Irina, spiegaci cos'è questo. Infatti sfoga nell'arte. Nell'arte? Sì. Sì. Tes? TS e l'opera si chiama così, TS tutto e vai. Ma detto TS, vai Irina, spiegacelo. Tesoro. Tesoro. No. Vai. Ti fa secco su dopo. Su questa il lavoro è partito anche qui dal concetto sempre dei manicomi, giusto, della follia. In più però c'è la tematica pagana in questo caso, giusto? Sì, lo stemma che c'è sulla fronte è un simbolo pagano di protezione. Pensavo a quelli dei Tigelli, io pensavo. Sì, Fatti gli scherzi, eh?
È vero? Dopo c'è chi non le chiama tigelle, però crescentine, vabbè. Crescentine qua in zona. No, le tigelle sono le tigelle, il ciottolo appunto di terracotta su cui si cuociono le crescentine, perciò è su quella la formula. Viene dopo sopra alla crescentina. Dopo chiameremo Zanichelli. Viene impressa dopo, esatto. Allora, andiamo avanti. Allora, prego, prego, vada avanti con la sua. Lo stemma che c'è in mezzo alla fronte è uno stemma di protezione che utilizzavano comunque nella mitologia normale. Norrena. Praticamente la protezione sarebbe protezione alla disfunzione mentale. Sono delle barriere che si costruivano, ma solamente contro le persone stolte, quando realmente c'era il pericolo serio, la persona molto virile, molto forte, la protezione non serviva a niente, quindi o ci sei realmente e hai la tua forza interiore e combatti il pericolo che hai di fronte, altrimenti non serve a niente. Cioè te lo stampavano in testa questa qui? Era un decoro che veniva... Era una specie di decoro che si tatuavano i vari guerrieri per difendersi da... Andiamo avanti, qua invece abbiamo già qualcosa dove dà un'espressione più... Qui sono presente. Allora, questa sei tu è... lì? Sì. Perché mettiamo via anche la nostra immagine? Esatto, cavaci lì che vediamo che lei... Tu stai guardando intensamente questa donna, la figurata. Sì, incatenata. Incatenata. Allora, questa è una mostra che abbiamo fatto a Bergamo, nelle ex carceri Sant'Agata di Bergamo, bellissime. E abbiamo avuto la possibilità di fare questa mostra legata a un evento un po' particolare che si chiamava la battaglia di Hitler. Che in realtà anche qui parlava della follia, la follia di Hitler, quindi è una chiave di lettura ovviamente un po' diversa da quello che si può pensare. Ogni cella era allestita con una tematica diversa, ma sempre legata comunque a quello che poteva essere la follia negli uomini. Avevamo a disposizione praticamente questa camerata del carcere, certo. È stato veramente un evento bellissimo, bellissimo. E questo quando si è tenuto? Che periodo? Febbraio del 2017. Sì, perciò pensate recente. 17. Sì. Cioè, mi mette quando parlavi di tematiche, che ovviamente qui abbiamo anche l'oste che sta riprendendovi, anche al castello di Guscio ci sono le varie stanze a tema. Grazie all'oste, noi siamo qui perché l'abbiamo contatto conosciuto si è nato per caso. Anni e passa fa. Chi è questo personaggio qua? Qua ancora grazie a colpa dell'oste, diciamo, e hanno fatto fare il cardinale per spaventare i bambini al castello. Quando è geloso diventa così. Diventi così quando ti arrabbi. Quando sì. Fa così lui. Grosso modo sì. Cioè, questo, io non lo tradirei così. Antonello, questo è il suo profilo migliore, tra l'altro. Questo quello di là. Trovato a te il profilo migliore. Mamma mia. Peccato, vedi che c'è. Però lui non è molto moderno. Non è molto moderno. No, è come i cagnolini. Per fortuna che non è grosso. Se fosse anche grosso, così con una faccia così. Fa un po' paura. Se fosse grosso come noi, addio. Ci farebbe... Non tradirlo mica. Non dargli la colpa a me. Tutto il resto. Parla solo di me. E lui? Scusa. Non deve tradire. Assolutamente. Lui è possessivo. Ma come mai cadiamo sempre sui tradimenti io e te? Non so. Si vede che ultimamente si capisce. Siete in quaresima Guarda, io è 57 anni che sono in quaresima più. Io andiamo avanti, vai avanti che mi fa paura, perché mi fa paura anche a me, cioè. Ecco qua, ecco. Non è male, cos'è? Questa è una, rappresenta una schiena con una cicatrice. Siccome come si può vedere di cicatrici, notante anch'io, le cicatrici possono essere interiori e esteriori. Okay. A volte quelle interiori fanno più male e sono indelebili. L'ernia di Alberto. Ma dimmi una cosa, ma è un quadro o una scultura? È una schiena. È una, sì, però un quadro, scultura. È un tridimensionale questo qua. Sì, ma sono tutti tridimensionali. Grosso modo sono tutti tridimensionali perché... La pittura semplice non dà abbastanza. Ok. Quindi si fa un'evoluzione. Un'opera simile a quella di prima. Sì. Infatti erano abbinate una a fianco all'altra. Questo qua mi assomiglia molto a Romano dopo un amplesso sessuale. Questa è una lobotomia. Questa è una lobotomia. Effettivamente l'effetto potrebbe essere uguale. Se lì così, dopo. L'unica volta che c'è la cosa intelligente ci ha preso. Lo vedo bene, proprio. Okay. Ciao Stella, tutto bene, tutto a posto, preoccupare.
dopo comunque, ci manderai le tue foto. Assomiglia della... un po' anche all'host, visto un po' di traverso, vedi che c'è il ciuffettino più ribelle più o meno, È una punta che esce, però. Punta che esce, vabbè. È di solito negli amplessi. Oh là là. Allora, qui, vediamo qua. Qui sei allegro, cosa è successo? Hai fatto anche tu qualcosa? Era vicino a me, era meno di... un'esplosione di felicità. Wow. Il suo massimo. No, è il tuo massimo questo qui, proprio quando sei allegro, allegro, allegro. Si allontana di 15 centimetri già, divento come la faccia di prima. È per forza, dopo 15, figliolo mio. Vabbè, andiamo avanti dopo un'espressione di felicità esagerata. Andiamo avanti. Cerchiamo di essere serio. Qui eravamo alla festa di Montefiorino, la festa della regina. Questo lo possiamo già iniziare a raccontare, che il primo maggio, anzi 30 aprile, primo maggio si terrà a Montefiorino, in provincia di Modena, questa festa che il patron che abbiamo con noi stasera, tra l'altro Alberto Bazzani e amici, sta organizzando, dove ci saranno eventi serali, ragazzi, poi il primo maggio nel pomeriggio. Visto cosa gli succede, arriviamo anche noi con la trasmissione in diretta, mamma mia. Noi ci siamo. Direttamente nella appunto, vicino alla torre di Montefiorino, dentro la rocca. Ecco. Bello, bisogna vedere come ci vestiamo. Ci consiglia Rico, visto che il tema... Il gatto la volpe. Il tema è... Il problema è chi fa il gatto. Il tema è Tim Burton. Se hai i peli, quindi. Io c'ho i peli, faccio il gatto. Tu fai la volpe. La codona. Perché c'hai la coda, va bene. Va bene, vai avanti che meglio, voilà. Gatti la vogliono bene qua. Qua abbiamo ancora l'espressione dell'amore, lui è un po' meno contento. Qua siamo da Lisa. Aspetta, vediamo. Qua siamo a Cento, a festa di Lisa. Io facevo il licantropo e lei faceva la vampira. Ovviamente il licantropo incatenato. Ha cercato di allontanarsi qui 15 centimetri famosi. Sempre famosi 15 centimetri. Vuoi sapere, ma ce li hai i canini? Fai vedere i canini. Oh, ce li hai davvero, eh? Tra parentesi, faccio l'igienista dentale. Per cui. Vedi, per cui se li mantiene anche in perfetta forma. Dalla mattina. Vai pure avanti, allora, che avanti, dopo avremo avanti, modo di continuare il percorso con Lisa poi. Ecco qua, questo ecco. Questo è un quadrettino che volevo portare questo stasera. Questo è un quadro, Questo è un quadro, okay. Un tecnica messa quadrettino, su. Vedi, così sarà 2 metri di lunghezza. Dove 2,5 metri per 1,30 metri. Addirittura. E adesso al castello di Gusciola, volevamo portarlo stasera, ma non era un posto sì, che c'è il ribaltabile dietro, che ci stai mica tu guidare, dove te lo metti? E questo rappresenta quello che la tematica era la Shoah e comunque i campi di concentramento, tutto quello che era il periodo nazista. E questa è la follia nazista che si è espansa nel globo, tutto il mondo era in guerra. Certo. Notato, abbiamo avuto anche questo rappresentanti della Shoah. Allora... qui siamo passati dalla... Questo è un bellissimo teschio. Torna indietro un attimo, Antonello, perché Irina sta spiegando il... Qui siamo passati dal viso direttamente al teschio. Dov'è il teschio? È lì centrale. Quello lì è un teschio rosso, rappresenta... Ah, è in mezzo? Sì, è in mezzo, lì in mezzo è proprio un teschio e tutto il... È tutto quello che è il male dell'uomo, è l'esaltazione del... Ma dimmi una cosa, Enrico, dove le possono vedere queste opere? Perché alcune mi hai detto che sono esposte anche al castello di Gusciola di Montefiorino. Al castello ce ne sono parecchie, una cinquantina. Ah! Sì, più o meno. La faccia, ma dove le hai messi? Le ho viste un po', ma erano tutte e due allora. Ma c'è sempre buio, non vi... Ah, le sposta, mette le altre. No, perché... Va bene. Allora. Questa qua abbiamo una tematica più sacra, il classico volto del Cristo. Visto. Ma ci hai messo una catena del motorino? Sì, sai che mi sembrava anche a me. Ho detto quello è il bravo. Allora, lì è solo una storia lunga. Siccome dimmi mo. Siamo passati da un'amica di Irina in un bar, accidentalmente mi ha regalato una corona del rosario. Mi vedi e mi dici: mi regali la corona del rosario? Eppure l'ho presa, ma l'ho essendo Gesù, tutti si possono convertire. L'ho messa nel giubbino della moto e hanno fatto un bel viaggio di quasi 2000 km. È andato tutto perfettamente bene. Siamo rientrati, rientro al lavoro, nel giro di 7-8 km si è spezzata la catena, mi si è agganciata nel telaio dietro e sono rimasto in piedi per miracolo. Ecco, quindi la catena che mi si è rotta. Vedi che c'è un simbolo, una simbologia, la vedi che da qualcuno, che si è rotta, qualcuno della sud ha detto: guarda. Com'è che si chiama karma? Chi? Il karma? No, quella è la marca dove fanno. Si chiama culo. Esatto. Beato culo.
E dopo c'è una canzoncina che dice quella cosa qua. Sempre su YouTube? No, 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 ma che YouTube abbiamo, è una canzone che avevo fatto 25 anni fa. No, ma lui è un cantautore. Cioè no, facevo i primi rap, quando facevo i primi rap, dopo facciamo, dopo sentiamo. Sì, infatti dopo li hanno smessi però. Ci vuole anche un po'. Ci vuole avanti, cuore. Dai, dai, Tonello, facciamo un altro, un paio d'altri. Vedi, quando mi dicono slide. vai avanti. Qualcuno mi diceva a casa, tiri indietro, ma va bene. Questa è andare, tridimensionale quest'opera? Tutte tridimensionali queste, tutte in plexiglass, e sono tutte opere che rappresentano quello che è i manicomi, le oppressioni che subiscono, comunque gli internati nei manicomi subiscono delle frustrazioni, delle privazioni, e queste opere qua grosso modo rappresentano quella tematica. Perciò qui sei in quella mostra che raccontava prima Irina, mi sembra? Qua è l'inaugurazione, il tentativo di lanciare la mostra dei manicomi, l'ho fatta nel mio paese per vedere se c'è un po' di riscontro e la cosa poteva funzionare, e infatti la cosa è piaciuta. L'albero che vedete a fianco è un albero creato apposta per Stefano P. Spampati per una sua presentazione teatrale che poi vi spiegherà lui, e questa qua era la prima. Ci sono delle tele e poi alcune installazioni. Bene, qui questo è l'albero che dicevamo prima. Vorrei sapere quel paio di pantaloni dove l'avete presi, perché mi sembra un paio di pantaloni. No, sono dei sacchi di juta, l'albero qua è alto 2,60 per... Ah, non ci vedo mica io. Già. E questo qui l'hai portato sempre dal castello o ce l'hai no, a tu? No, questo è stivato in qualche stanza del garage. Ah, ok. Beh, se uno volesse acquistare qualche opera tua, però può... Questo qua è il castello, questo. Ah, ok. È 2 metri per 2 metri, pesa 90 kg però è al castello. Se qualcuno volesse acquistare... Se hai capito la domanda, no? No, scusami, io intento sull'opera. Certo. Faremo una sera l'asta sui prodotti, sul gli articoli dei nostri ospiti. Che sei su Facebook, pagina Instagram. Enrico Saresini e... Cioè, vedi che lei gli insegna, devi dire questo, bisogna monetizzare alla fine. No, bisogna monetizzare. Ma diciamo che siete venuti da Bergamo fino qui a Maranello, avete fatto oltre 200 km. Bergamo de Sura o Bergamo de Sota? De Sora. È discesa, scende. Val di Brana, scusa. E poi di conseguenza è giusto che facciano conoscere le loro opere, le loro arti, anche sapere dove possono trovarli o contattarli per eventualmente rifornire il castello, perché mi sa che c'è ancora spazio. Da, Alberto. Al castello di Gusciola c'è tanto materiale. E poi, vabbè, per i contatti, Enrico Saresini su Facebook e Instagram. Trovano anche Irina? Ma è meglio che non la cercano. Okay. Andiamo con la canzone e poi continuiamo. È geloso forte. Continuiamo col percorso di Enrico. Ci siamo? Non ti distrarre, Antonello, che ho visto io. Ti sei avvicinato e Enrico ormai ti fa una scultura dal vivo. No, io sono con Enrico. Ti plastifica. Appoggio Enrico. Enrico deve andare avanti così. Cioè dove deve andare? Cioè, c'è il tavolo qui, dove che vada? Chiediamo anche, basta che andare avanti così? Non davanti io e basta, vieni con me. Ma guarda, anche meno. No, oh, ragazzi, ma qua... Dopo parliamo di sesso, dai, parliamo di opere in questo momento. Video garage. No, perché abbiamo nominato i video in base a una certa... Sentiamo. Vi accompagnerò in questa carrellata artistica. Esatto. Io dipingo qui a casa mia, sono nel mio piccolo studio. Da piccolino ho sempre avuto la passione per dipingere, ma i passi artistici, si possono chiamare così, di affrontare il pubblico e salutare la parte, sono anche il pelo bianco intorno al questo è un video del 2015, quando eravate giovani e lavoravo ancora su tela e cominciavo a sperimentare qualche materiale diverso. Voglio sapere, quello che vediamo sul fianco sono manichini su cui poi lavora col plexiglass, quindi non usa persone vere finora. Anche se dalle ultime si potrebbe cominciare, esatto, che viene intrapreso in ogni opera, prenderà direttamente i crani delle persone, fa come il vecchio film di Frankenstein, va a prendere curature buone, colore, risumare cadaveri, tanto qua non si lamenta nessuno, non preoccupa, no. Non c'è un momento fisso, da usare i video più bello, viene tutto il momento ed è tutto il momento che passa.
Massimo. Dimmi una cosa, ma dove tieni le bottiglie di vino? Visto che il garage l'ha impegnato con le opere. Guarda, visto come siamo arrivati qua, Chirina, la prima cosa che ha chiesto era il vino. Con tutte vuote. Sono in l'azione. In l'azione, Irina. No, no, quest'opera è una delle ultime che ho fatto. Ti faccio compagnia anch'io, però ci ricollega a una mia esperienza di vita di circa 20 anni fa. Un viaggio in autostrada. Oh, è una tematica un po' triste. Questo l'ho sentita, l'ho seguita. Di percorso e grosso modo si rappresentano sempre la macchina, in parte cose vissute, cose. Questo è pesante, sì. Le persone all'interno sono rimaste bruciate vive. Queste sono la scena che mi sono ritrovato a rivivere spesso e volentieri nelle notti a venire. E ho voluto fare un omaggio a queste vittime, non sapevo chi fossero, non lo so tuttora. Mi piace pensare che ognuna di queste opere possa simboleggiare qualcosa per la persona che le vede. Spesso e volentieri non metto apposta i titoli all'opera, in maniera tale che una persona ci possa viaggiare all'interno. Ecco, questa è una sua caratteristica, non mette i titoli alle opere. Neanche la firma. Neanche metti i titoli a nessuna parte, neanche la firma. No, perché alla fine lui dice la persona che si trova davanti alla mia opera... Mette lei il titolo all'opera, sì. Che secondo quello che lui rappresenta, giusto? Esatto. Mamma mia, di solito sono parole dolci come angosciante, terrificante. Cioè dolci? Però, meno male, sono quelle dolci. Queste sono dolci. Lei è la mia musa aspiratrice. Cioè, meno male, cioè tra dolci. Alla fine uno dice, se la mia opera ha creato angoscia, se ha creato terrore, vuol dire che ha colpito, ha fatto il suo dovere. Esatto. È come un film che non ti lascia indifferente, per cui dici come mi è piaciuto, non sì, mi è piaciuto. Come quando vedi Antonello nudo, non lasci indifferente nessuna donna, guarda. Ah, no. A me, guarda, ti spiego, io dico da vent'anni, dicono la donna per conquistarla devi farla ridere. A me comincia a ridere quando mi spoglio, dopo 5 minuti già comincia a piangere. Pensate come il passaggio da ridere un'opera potrebbe essere. Ma è 30 anni che lo dico, ma purtroppo è vero. Cioè. Ma Irina, sono curioso, ma non ti ha mai, virgola, utilizzato per creare un'opera? No, l'ha utilizzata diversamente. No, ho capito, no, lascia perdere. La parola è impropria, utilizzata, nel senso ispirata, insomma. Sei ispirata, non è ispirata. Ma da quanto è innamorato? Ogni volta che la vede, è ispirato al Massimo, gli farebbe quadri e sculture. Allora, no, in realtà è ispirato da alcune mie emozioni, perché siccome lui dice sempre che io sono molto entusiasta in tante cose, dal cinema alla musica. E quando lui mi vede così entusiasta, è carico e si ispira per qualche opera. Guarda, fagli un primo piano, quando lo dice, spiega. Entusiasta. Sì, vai. Per tutto ciò che mi piace, che amo, o l'entusiasmo che trasmetto alle persone. Io non vorrei dire, ma questo è amore. No, aspetta. Io vorrei dire che questo è amore. L'entusiasmo che trasmetto alle persone a lui. Fagli un primo pianino, no, perché c'è la cicatrice che si è mossa. Dov'è? Guarda. Poi ovviamente vado via, tutto l'entusiasmo che lei ci mette alle persone arriva e la vogliono, la cercano. Quindi io prendo spunto e le teste di morto che vedete sono i potenziali personaggi che si avvicinano troppo. Quelli che finiscono sulle picche. In questa maniera. Cioè sono di gesso, spero. Sì. Sì, ma il problema è un altro. Cosa c'è dentro al gesso? Perché secondo me ci sono quei personaggi che hanno guardato troppi. Come diceva Pizzocchi, quando vai a vedere negli scavi profondi trovi le dentiere dei nonni che sono stati là sotto, che criticavano anche nei piloni del cemento. Vabbè. Io non ho capito cosa diceva il regista. Aspetta, va bene. Continua, così. Finito. Non è che adesso abbiamo delle opere. Qua è finito, il video è finito. Si finisce così, in garage. Devo vedere con le altre opere, poi
Staccate, vedi come siamo organizzati, Irina. Push the button, push the button lì, Lui dice push the button, non so neanche cosa vuol dire, no, ma detto, comunque va bene, uguale, non è immagino. Fa push, ma dai, ti preoccupa. Cioè, vedi che noi siamo professionali, vero? Sì, sì, anche sì. Noi te li immaginavi una ci professionalità del genere? Tanto. Cioè, la Rai ci ha chiesto, mi ha detto non ci abbiamo tempo, dobbiamo andare tutti i giovedì sera da Zanichelli. Esatto. Oh. Hanno spostato addirittura X Factor dall'altra sera al giovedì, per quando abbiamo visto noi, hanno fatto la controprogrammazione, quella che viene chiamata. È talmente tutto a posto che loro pensavano di venire in radio, pensavano come Daniele hanno portato quadri, perché senti in radio, porti quadri. Guarda che uno potrebbe anche dare un senso audio alla propria opera. Sì, spegnete mettete un sacco sopra il televisore e ve l'ascoltate solo così. No? Vabbè, ci sono. I sacchi? No, lo vedo un po' in difficoltà, è rimasto un po' lì. Aspetta, perché è combattuto. Stavo pensando a quello che mi hai detto dell'ispirazione che possono creare le opere. Effettivamente, Lisa ad alcuni quadri ha preso ispirazione e ha creato delle frasi molto di impatto ed effetto, e tramite i social, Instagram, Facebook, così pubblicava le mie opere con la sua dicitura, la sua frase poetica, e è stata una cosa molto bella. Ascoltati, ma posso chiedere una cosa? Io e Romano che ispirazione ti diamo? Adesso ci penso e poi vi porto in un'opera. Secondo me andiamo a finire dentro al gesso. Esatto, quelli quella dove c'è la cosa. Che devo fare? Guarda che no, è il contrario. C'è la rovescia la lavagna. Bene. Lo devo fare. C'hai quello da mandare di prima, le opere. Ah, perché, vado con le opere. Vogliamo vedere altre opere particolari. Vai. Ecco, così sono. Questa sì, sono tutti plexiglass. Qui è quello di prima che abbiamo visto là. È quello di Gesù Cristo. Beh, quella della catena della moto, però. Anche oliata. Queste qua sono i vari traumi che possono subire le persone. Qua la spina dorsale, c'è stato quello che è stato una frattura alla spina dorsale, quindi si ricerca di ricreare, ricomporre la frattura e di poter andare avanti con dei chiodi, vabbè. E risolvere i traumi sono, come dico io, sono più interni che esterni. Questo cos'era? Sono dei piccoli particolari sono del quadro, esatto, delle varie opere. Sì, oltre a quello che è la sofferenza interna, per farla ovviamente arrivare alle persone, lui mette questi particolari tipo chiodi, bulloni, per creare l'angoscia, la sofferenza, la drammaticità dell'opera. Dimmi una cosa, giusto Irina, ma dove recupera Enrico tutti questi materiali? Ferramenta. L'ha fatto la tessera, i bollini ci ho comprato la casa. Cioè, va a Bricomen o va lì, si paga chili. Si paga chili. Riciclati. Certo. No, perché appunto gli avuto altri sì che utilizzavano materiali di recupero, come è stato Cinquino che è venuto con noi, che raccontava di quello delle sue opere. Va bene. Alcuni sono dei componenti di impianti frenanti dismessi piuttosto che. E che c'ha molte pastiglie dei freni, se ti interessa. No? Facciamo un puzzle, ci facciamo. Va bene, facciamo. Tanto quando venite a Montefiorino, passate da Polinago, che voi non sapete dove è Polinago. Sarà minimo a 200 km. No, esattamente. Dove andate a prendere i manichini? Tra Paolo e Polinago, ti spiego, Polinago è un bel paese, bello, stupendo. Allora, mi devi convincere perché io veramente ho trovato desolazione. Dai, convincimi. Ma il bello è quello. Il bello è quando vedi là, c'è il nulla. Appunto. C'è il nulla. C'è Montefiorino, Palagano, Lama di Monchio, Costrignano. Cosa c'è? Cosa devo fare? Devo fare così, aspetta. Allora, c'è Costrignano, ci arriviamo. Perché c'è qualcosa che va in alto. Allora, Costrignano, poi c'è Polinago. Polinago. Il problema è quello che c'è in mezzo. Noi siamo finiti in una zona disolata. Un cascinale disolato. Sì. Che le mie opere a confronto sembravano delle cose allegre. Tu pensa che da noi sembrava il carnevale di Cento in comparazione. Sì. Da noi privilegia la natura morta. Sì. Cioè, sì. Proprio. Infatti ci hanno detto che lì vicino si era suicidata una persona 2 settimane prima, per cui questo ti dà il senso. Allegria. La signora ci ha detto se venite solo la domenica, perché in settimana il cane non riesco a tenerlo. Ah sì? Se passate davanti a casa mia e vi spiego il mio cane. Cioè, va tenuto, no, aspetta. Se fosse un cane o un orso, quello. Vabbè, andiamo avanti con le pratiche. Vai, andiamo. Ecco qui. Questo è questo quadro rappresenta il mio logo. Si intitola La voce dell'anima.
Ah, quello li vediamo. C'è un nome questo qua, vedi? Sì, questo è il suo vessillo, questo è il suo quadro. È il mio, io mi finisco un pirata, quindi questo qua è la mia bandiera. Aspetta, che cos'è che è? Il suo vessillo. Il suo vessillo, sì. Romano. Me lo devo scrivere perché devo dire cosa vuol dire dopo. Aspetta, vessillo. Aspetta, vessillo. Ma è quella dei termini strani. Ah, genere, ah, col formaggio, mi ha detto alla crosta edibile. Cioè, genere fallico di Enrico in versione naturale. Che sventola. Che sventola. Senti, senti, che sventola, capito? Che sventola. Mamma, ma guarda, che sventola, è festa oggi. Andiamo col vessillo. Abbiamo imparato teaser la volta indietro, cosa vuol dire? La sono scritta per anche Tesba. Tesba, che beh, Tesa anche adesso. Vai. Questo è sempre quello di prima? Sì, sì, il lato B, questo mio, qua. No, no, è sempre. No, è stato il lato A. Ah, perché si allargava. La voce dell'anima. Questo qua è fatto su uno specchio, sempre in plexiglass, e dà quell'effetto così rotto. Particolare di rottura. Craclé. Abbiamo ospitato anche Alessandra, che salutiamo, che ci sta seguendo. Dov'è Alessandra? Cioni. Ah, Cioni. Sì, è vero, con Alessandra avremo in progetto un tour assieme, di fare qualche mostra insieme. Ah, bella coppia, Fede. Abbinare le opere assieme io e lei e vedere di... Spettacolo, guarda, dire. Ottimo, qui ci siamo. Ecco, intendi. Questo ho capito anche io cosa vuol dire. Cos'è? Quella per il primo, Torello. Dove Torna Indre, vabbè, torna Indre. Perché io devo interpretata. Questo, l'opera, no? Questo? Allora, secondo me... questo è un busto uomo... femminile. No, un uomo è... con le tette. No, no. Oh, non ho, sai che non ho... Ma non se l'intende. Ma non, sai che non ho riconosciuto perché, neanche io. Ecco perché dal 58 che... Che fai quaresimo? Quaresima lunga sta qua. Aspetta che guardo a modo. Dove sono le tette? No, effettivamente due ci sono, eh. Sono quelle sopra, dici? Il problema è che ho visto anche la terza. Vabbè, è per quello che dicevo, ero preoccupato. Che... il problema è quello. Andiamo avanti. Ecco perché nessuno le compra. Perché... C'è un difettino lì da metà porta. Perché la... interpretabili. Sì, sono interpretabili? Oh, no, mal interpretabili. Ma guarda, a me piacerebbe chiedere a chi guarda che cosa vede in questa forma. Io ho visto quello. Questa immagine. Chiediamo ad Alberto. Io il seno sicuramente... Io non l'avevo notato molto, non... Beh sì, per... la quarta. No. La quarta di la qua... dai, esagerai. Poi dopo uno poi si perde. Vi saluto. Cosa c'è? Ciao. Ciao. Va bene, andiamo avanti che siamo in conclusione perché abbiamo pronta Lisa che continuerà il percorso. Dov'è la Lisa? Lisa Lambertini si collegherà. Buonasera, signora Lisa. Sì, Lisa. Ragazzi, è appena arrivata al carnevale di 100, sai? Ciao mamma. Sì, sì, ciao mamma. C'è con le trombette, guarda. Sì, poi dopo niente, andiamo avanti. No, tanto tre minuti, abbiamo 3 minuti e poi ci mandate fuori dal locale. C'è Daniele che è preciso, eh. Intanto le opere vanno avanti, vanno in slay. Prossimi progetti? Vedi, finalmente. Ascolta, ma se prendiamo anche lei per presentare. Allora, abbiamo in programma. Perché ti mettiamo in primo piano, via. Abbiamo in programma con appunto Alessandra, sì. Una mostra itinerante che questa volta parlerà invece dei serial killer. Molto interessante, sì, infatti, molto tutte cose festive. No, il bello è che c'è sempre da imparare. Fammi degli esempi di serial killer, tipo non so, 007, no. No, abbiamo portato... Ma che serial killer? Mica... Sono ragazzi, serie televisive, no? Abbiamo portato Charles Manson, yeah? La famiglia Manson di Charles Manson. Che lui sa, scrivi lì, scrivi Manson. Chi? Uno famoso italiano è Pacciani, sono i compagni di merende. Vabbè, qui lo conosciamo, siamo andati qui lui a fare la merenda insieme. Sì, infatti. Sì. Ok, lì siamo. Abbiamo preparato anche un pozzo bello. Ma... Avremo intenzione di fare questo tour, questa mostra itinerante che spiega. Parti da Scandicci, parti. Eh? Parti da Scandicci col mostro di Firenze. Sì, potremmo anche passare partire di... poi. Esatto. E spiegare le modalità, i modus operandi di questi serial killer attraverso le opere di Enrico, di Alessandra. Cioè, fate un corso per... Sì, siamo molto informati. Stiamo un team di... No, adesso andremo a chiarire anche con Romano il modus operandi. Ah, ma guardate che è veramente molto interessante. Superandi. Cioè, tutto attaccato si ognuno di noi ha un serial killer dentro di sé. Wikipedia, poi tu glielo dici, poi vi sarà. Fai bella figura così fai, no? Wikipedia.
Ma te lo vedi il serial kinder? Non mi ascolta nessuno? Mi viene a dire serial kinder. Kinder, c'è uno che si bagna. Ma sono le barrette quelle lì. È il pignoletto di prima. No, ti arriva tardi, te arriva. Il problema è quello, è subito tutto normale. Quando gli arriva addosso, vedo dopo. Allora a questo punto, Irina, vi posso trovare su Facebook, appunto la vostra pagina Enrico Saresini. E vi posso trovare su Instagram con delle opere, tra l'altro, anche magari pubblicate per vedere un po' il vostro stile. Ovviamente vi troveranno presso il primo maggio, anche il 30 aprile, primo sì, maggio, il primo maggio siamo a Montefiorino. Siamo tutti insieme? Siamo? Ma non so, siamo anche noi? Com'è? Ci siamo? Ci siamo. Se non hanno fatto un'opera con noi dentro. Secondo me si può provvedere, per faremo così, saremo tutti un po' ingessati così. Ah, saremo noi dentro con il microfono davanti, esatto. La cuffia non si sa dove. Però ci assomiglia qualcos'altro. Va bene, ragazzi. Allora, intanto noi vi ringraziamo di essere venuti da Bergamo fino qui a Maranello. Grazie a voi. Un saluto a tutti. Se non partite subito, state con noi che faremo un saluto finale. E adesso Lisa Lambertini, che dopo questa canzone. Anche perché Stefano con noi andare a casa a piedi. Ah, siete venuti con. Ok, lo teniamo per ultimo così. To be or not to be, quando arriverà Stefano. E tutta la sera che dice. To be or not to be. No, l'ho letto nel suo blog, l'ho letto. Dopo segnalo così cerchi di farsi trovare preparato. No, ma questo l'ho letto. Pensa come siamo messi noi. Allora vediamo. Grazie Enrico, grazie Irina, grazie a voi. Eccoci qua. Vamo là. Ci siamo? Romano. Siamo dentro un quadro di Enrico ancora, stiamo double, uscendo, guarda lì, stiamo uscendo da un quadro. Sì, super... No, stiamo uscendo da un quadro? Stiamo uscendo da un quadro. No, secondo me siamo, prossima volta siamo dentro il quadro, guarda lì come male. Si abbracciano, guarda. Guarda che amore. Guarda, questo è amore. Adesso, io non possiamo girare la telecamera perché mi ristorate pieno. Poi di solito le donne sono false come Giuda, però nel frattempo... Auguri, io lo vedo già male. Comunque, ben trovati ancora una volta. Riprendiamo con mamma mia. Antonello. Diciamo che stavolta ce l'abbiamo a metà per uno, perciò non ti casare. Nel senso che. Vedi, ma anche qua, gira un po' di qua, gira un po' di là. Ferma. Il marito Bruno che consente. Anche lui è innamorato e geloso? Aspetta, no, accendi il microfono solo. Ok, vai. È innamorato, innamorato. Indubbiamente. Domanda idiota, tu sei innamorato? Per pacco. Che bugiarda. Tonello, questa qui è una foto che non è diritto, sai perché ci sta facendo una foto per vedere quanti centimetri siamo da Lisa. Dopo, se nella prossima foto siamo più vicini, nascono i problemi. No, ma guarda, fidati, dopo i 300. Ma cos'è tutta questa cosa sulla gelosia che avete stasera? No, voi avete tutti dei temi così, noi siamo il contrario, per quello non cerchiamo di essere allegri. Perché... Abbiamo anche Romano, che lui è geloso della moglie, è gelosissimo. Gli vado sotto a sti ragazzi? No, perché per tutta la prima parte... È meglio di no, fidati. È la regia. Antonello, c'è già la cesira qua sotto, se c'è qualcun altro. Tutta la prima parte... l'hanno battuta su sta gelosia tra Irina e Enrico. Cos'è sta gelosia? Come mai avete tutto questo pensiero della gelosia? Aspetta un attimo. Intagante. Le whisky, ti ho detto di non stare lì sotto. Maria, passa di là le whisky. Sta arrivando da te. Sì. È arrivata. Diceva scusi, signora Lisa Lambertini. Mi dica. No, perché adesso la presentiamo ufficialmente. Le whisky, ti ho detto di non star lì. È seria stasera? Cosa? È di bocca buona, dai, vai. Di bocca buona stasera perché hai mangiato lo zampone. Allora, ovviamente Lisa Lambertini viene da Cento, in quel della provincia di Ferrara, e ovviamente continua un buon percorso che ha iniziato Enrico Saresini, che poi avremo a che fare con anche l'opinionista, probabilmente, che ci concluderà, diciamo, questa puntata, è Stefano Pispampatti. Stai buono, Tonello? No, sto spostando le whisky. È sempre quella, eh? Noi non siamo gelosi, la gelosia per noi non è uno stile di vita. Basta che non sbaglia. Perché, esatto, l'importante è che siamo precisi. Allora, qui davanti a Lisa vedete tra l'altro due opere, due libri. Guardiamo, facciamo un primo piano. Adesso ci avviciniamo, Daniele vediamo. Che sta cercando di prendere queste due belle opere. Fermali! Vai, spiega. Dunque, questi sono i primi due capitoli della saga I Vampiri Dexter Hall. Aspetta. I Vampiri di Dexter Hall. Dexter Hall. Scrivi. Con la X? Dexter, come l'assassino che faceva pezzi le persone. Hall.
Okay. Ed è la mia saga che inizia con la danza dei cuori, che è stata veramente fonte di parecchie ispirazioni che poi racconterò, e c'è Compromesso che è il secondo capitolo, e sto scrivendo Riscatto che è il terzo capitolo. E comincio raccontando cosa. Mi viene da ridere perché c'è tanta roba da raccontare qua. Sì. Ebbene, la Danza dei Cuori, che ormai è la sesta edizione, è in realtà quella che ha ispirato tutti i progetti che mi collegano con gli ospiti. Perciò di questa se la sesta sera. Edizione vuol dire. Quanti anni fa l'hai la prima volta è stata pubblicata nel 2015. Però. Sì, siamo già alla sesta edizione. Quindi... Ovviamente questo qui è un libro che parla di vampiri giustamente. Esatto. Vampiri buoni. I miei vampiri sono un po' particolari, sono diversi. Non è come Rina. No. Guarda, dunque. Cioè, Rina, cioè... È lì che fa... Secondo me il sangue... Secondo me il sangue Enrico gliel'ha preso, perché non c'è più speranza, Enrico. Non c'è più speranza, Bene. Sono vampiri buoni? Sono vampiri che hanno un'anima, che hanno una coscienza e hanno dei principi. Perché io racconto i vampiri in questa maniera. Tutti pensano al vampiro come un mostro che ti aspetta nel vicolo per succhiarti il sangue, sostanzialmente. Sì, noi immaginiamo Dracula. No, io immagino Equitalia. Io invece immagino degli immortali che attraversano i secoli e arriva quel momento in cui ogni esperienza, ogni cosa vissuta per loro non ha più valore, perché quando le cose si ripetono e si conseguono all'infinito perdono sapore, tutto perde di importanza. Cioè come quando mangi sempre i tortellini, dopo serve quella roba. Esatto. E quindi questi vampiri hanno scoperto che se... si nutrono di persone consenzienti e consapevoli, quindi persone che danno il permesso di nutrirsi, ovviamente senza uccidere, loro attraverso il sangue, perché la nostra storia è scritta nel sangue, e attraverso il sangue loro si sentono vivi, perché sentono le nostre emozioni. Noi nel breve arco della nostra esistenza proviamo tantissime emozioni, noi passiamo dalla gioia, alla speranza, alla rabbia e tutto quanto, per uno che è privo di esperienze saporite, tutto questo ha un valore assoluto e quindi loro rispettano la nostra esistenza in cambio del nutrimento. Sì, guarda, se ne dico non ci ho capito niente, vabbè, però ho capito che no, era un percorso molto complicato. Sì, non sono i soliti vampiri. Almeno ho detto la verità, qualcuno magari ha fatto fare, sì, ho capito tutto, però sì, magari mi leggo meglio ma il libro. Ma voi avete capito? Avete capito? Si stanno suicidando. Chiedilo uno intelligente che magari ha capito tutto. No, se poi ricomincia da capo. Facciamo il secondo round. Poi ci sei espressa anche in modo facile per noi, perché ha detto vado da due che non capisco niente di sta roba, cerco di spiegare. I vampiri io li conosco. Capisci tu, no? Quella. Sai che una volta mi sono svegliato di notte, un vampiro. Non era una zanzara? Forse una zanzara. Mm. Però aveva la croce davanti, diceva, il sangue mio. Tra l'altro, vedi, sì, qui a Tornello, se guardi quella, il foglio gigantesco, te lo faccio scritto anche che poi gli ha senso occhiali, no? Ovviamente, sì. No? C'è tra l'altro due cose che riguardano proprio Lisa Lambertini come... Intervista quell'altro sottofondo? Cos'è? Ma diciamo che poi qui della canzone si può anche ascoltare delle belle parole poi di questa canzone, di questo testo, tra l'altro la puoi commentare ovviamente Lisa. E nel frattempo vediamo delle immagini particolari, credo. Certamente. È vero? Intanto partiamo da qui, poi commentiamo un po' tutto. Ci manca la Enni qua, che ha scritto quell'idiota che ha scritto Lamberti. Dunque, questo è un testo di Chiara Alivernini, una cantante e attrice romana che ha letto il mio libro, si è ispirata e ha scritto questa canzone e l'ha anche musicata e anche cantata e infine me l'ha regalata. Bella, dove la posso trovare? Da nessuna parte, perché l'ha regalata a me, io devo ancora decidere come utilizzarla. Metti su YouTube, la scarichiamo e ti dai. Vi ho dato un'anteprima, dai. E una chichina. Anche a me quando me la regalano. Quella cosa che devo sempre, sai che devo sempre. Vai. Bene, e quindi vedo le fotografie, ho collaborazioni con tantissimi fotografi.
e ci sono tantissime. E questo è uno dei vampiri che interpretano il mio libro. Anche lei è una vampira? Perché io ho questa modalità di presentare i miei romanzi. Questa è una vampira femmina? Sì, questa è una vampira. Ma ci sono anche le femmine, Tonello. Davvero? Ebbene sì. C'è anche sotto il numero di telefono? No, E io ho questa modalità di presentare i miei romanzi, che come nella storia infinita il lettore viene risucchiato nel libro, io invece faccio uscire i personaggi dal libro e girano tra i miei lettori e tra il pubblico. Noi facciamo serate in ristoranti, facciamo eventi. Io cito intanto La Rocca dei Vampiri, che siamo già alla terza edizione, di cui prima Enrico ha fatto un accenno. La Rocca dei Vampiri di Cento. Abbiamo una magnifica fortezza, una rocca, che ogni anno viene animata dai personaggi dei miei libri, da e la regia di Andrea Moretti, che è moreventi.com, uno degli organizzatori del Monte Renzio Celtica, del Bundan, quindi è uno che con gli eventi ci sa fare, certo. E facciamo questa rocca appunto. E quest'anno inauguro una prima edizione di Goticamente a Sant'Agata Bolognese, un altro evento dedicato ai personaggi e ai vampiri. Periodo? È il 19 di maggio. Ok, perciò il prossimo. Esatto, è molto dopo prossimo. La festa della regina. Che dopo la festa della regina del mitico Oste. Quindi si parla di domenica 19 maggio in questo caso. Esatto, okay. Invece... E poi c'è la festa della regina, che siamo sempre ospiti del mitico. E lì cosa farai? Sono curioso. Allora, io ho creato il collegamento, perché lui quest'anno ha dato... Lui stiamo dicendo Oste dell'Oste, Alberto. L'Oste che è con noi stasera. L'Oste Alberto ha dato come tema della festa della regina Tim Burton. E quindi Tim Burton, il regista. Tim Burton. Tim Burton. Eh? Tim, non Team, non è un team. Ma che so io che... Ha dato come tema Tim, come quello del telefono, esatto. Ah, okay, boh. Ha dato come tema Tim Burton, e il mio collegamento appunto è quello dei vampiri. L'unico vampiro di Tim Burton è Barnabas Collins, quindi mi sono letta il libro Dark Shadow e ho capito che avevo un'imbeccata. Ombre nere, sembra il film dei c'erano anche gli indiani degli ombre nere. Ho avuto l'imbeccata per il tema del mio salotto. Sì, ma cosa farei? Saranno dei figuranti, eccolo qua. Allora, esatto. Bruno, guarda come stringe. Bruno. ci sarà appunto il personaggio Barnabas, interpretato da uno degli attori che fanno i miei eventi, e poi ci sarà la sua amata. E io avrò questo salotto dove racconterò i libri che diventano film, perché dovete sapere, dopo arriviamo al film, che infatti dopo, esatto, ecco questo Andrea Moretti, quello della Rocca dei Vampiri e tutti i miei eventi. Bruno è pubblico nonno questo qua, cioè, pensavo che sia pensavo arrivasse il nonno col zappetto lì, invece no, guarda qua, è occio, sì. C'è il pizzetto, c'è il pizzetto. E quindi stavo dicendo Moretti. No, voi veramente siete dei bei soggetti. Mamma mia, si chiama il programma, te l'avete detto? mamma mia che soggetti. Versione milanese, ecco, d'ora in poi dico mamma, no, versione, c'è anche intercalare, mamma mia, c'è anche la versione milanese, o signor. Sì, siamo in tutte le lingue ormai, ecco. E perché far così? Poi fate perdere il filo, capito? Ma siamo vampiri noi dentro sai, occhio, sì. Che sai perché abbiamo perso Arianna, abbiamo ritrovato il filo. Sì, quindi stavo dicendo, siamo nel mio salotto io racconterò i libri che diventano film, perché ho scoperto, leggendo Barnabas, il Dark Shadow Barnabas per la rocca, per la festa della regina, okay. Ho scoperto che in realtà questo libro non parla di Barnabas, ma parla di Angelique, della strega, che nel film è un personaggio secondario. E quindi, con mio grande stupore, posso dire che in Dracula di Coppola, in realtà il Dracula di Bram Stoker non viene rispettato, e visto che anche nel mio libro La Danza dei Cuori è prossimo uscita il 14
di marzo il film tratto. Giovedì prossimo? Sì. E quindi e io non l'ho ancora visto, lo vedrò il 14. Voleva dire un trailer? Sì, vi ho mandato un pezzettino. Aspetta, si chiama il regista l'ha chiamato teaser. Trailer. Un pezzettino teaser, dal retrovie, perché l'ho girato. No, lo dici retro romano che potrebbe prendere. Mamma mia! Potete prendere delle strade, una volta ha letto e quindi il 14 ci sarà la prima Milano. E poi scappano anche i vampiri, perché i vampiri succhiano il sangue. All'Odeon Space di Milano farà la prima. Sì. Guarda come l'uomo resiste bene, non si può. E invece il 26 di marzo a Ferrara, in Sala d'Este, ci sarà alle 9 di sera la visione aperta al pubblico, quindi una normale proiezione. Dov'è? A Ferrara, in piazza d'Est, palazzo del comune, sarà lì e avremo questa meravigliosa. Bellissima. Ecco, 2 anni fa noi abbiamo sbaragliato il carnevale di Cento, i miei vampiri hanno invaso il carnevale. Questa è la pagina del resto del carnevale. Esatto, sangue dappertutto. No, c'erano vampiri ovunque durante il carnevale di Cento. Voi, se l'avete mai visto, è un signor carnevale. Carnevale diciamo a livello carnevale d'Italia, uno dei migliori. Carnevale d'Europa, scusami. Carnevale d'Europa. Scusate, esatto. Se ho detto una neresia. Scusate se poco. Esatto, e quello di Borgottaro dove mettiamo? E questo è un altro dei miei progetti. E ho un libro di pensieri, non le chiamiamo poesie, pubblicato dalla Pluriversum. Tu stavi anticipando una foto, poi l'hai fatta sparire. Eccola! Benissimo. Questa? Sì, esatto. Dalle brume. Esatto, questo è un mio lavoro, che sono delle poesie, chiamiamole poesie, pensieri. Il libro ce l'ho qua. Adesso quando sono dei miei pensieri che ho Bruno, mio marito, che è un chitarrista, ha musicato. Mio marito è un chitarrista e ha musicato. Ecco, questo qui segna anche questo. Ha musicato. Cosa vuol dire musica? Gli ha creato dei tappeti sonori. Lo ha musicato, nel senso gli ha creato la... Io pensavo una cosa strana. Stavo andando su Wikipedia, vedi che figura. E Mirko Cattani, che è un... Conosciamo. Ciao Mirko. Ecco, Mirko Cattani ha messo la sua bellissima voce. E tu devi sentire, quando dice Mirko Cattani, comincia a dire: ragazzi, vede uno di 80 anni, ragazzi. Ebbene sì. Occhiali, conoscete anche voi Mirko Cattani. È un mito Mirko Cattani. Lui arriva con... Allora, ragazzi, ha fatto anche la canzone Sol Pioniere, sai, ti ricordi, no? Quale ha fatto? Il pioniere che è andato a trovare loro in Clontide. Comunque, Mirko, che è uno dei miei più stretti collaboratori, oltretutto perché fa il vampiro per me, Farmedio. Esatto, ha fatto una parte nel film, sarà lì nel film nel ruolo di Navarro. E ha recitato in inglese per fare questo film e lui appunto ha recitato le poesie sulla musica di Bruno con la sua voce, e nello stesso tempo tutte le poesie sono illustrate da Giampaolo Casarini, che è un altro artista della matita. Sono tutte immagini fatte, dove sei, vediamo, telecamera? Adesso fa il primo piano, vediamo anche il primo piano. Aspetta, sono qua tutte immagini che adesso qui nel libro ovviamente muovi sono stampate. Muovi piano, sono registrate. Però lui le fa con la matita, vari gradi di chiaroscuro. Come preme con la matita, eccetera. Lui tutti i disegni li fa in bianco e nero con la matita e me l'ha illustrato lui. Quindi questo in realtà è un libricino sottilissimo. È un libricino sottilissimo, ma è pieno di artisti, perché io seguo una massima di vita. Io dico che talento fa portento. Aspetta. Questa qua è bella. Senti Antonello, piacciono. Ma oggi impariamo un fatto. Diventiamo un'intelligenza stasera, vedrai te. Cos'è che hai detto? La mia massima è: talento più talento fa portento. Polenta più polenta fa ingrassare. Esatto. Quando io creo qualcosa, lo creo unendo le capacità di tante persone, e in questo modo chi assiste
trova un qualcosa di unico. Sì, sì, aumenta la capacità di tutti. Per la Rocca dei Vampiri dell'anno scorso, devo... No, no, tranquillo. Ok. Parla con me. Anche me, quando uno mi spoglia, trova qualcosa di unico. Bene. Anche a me. Sì, sì, per la Rocca dei Vampiri dell'anno scorso, io ho organizzato una mostra che si intitolava Opere senza nome, e di Enrico Saresini. Sono tutti uguali voi, cioè, quello lo fai quadri, non li firmano, li guardi, te scrivi senza nome, cioè, vedetevi d'accordo. No, era la dedica, era la mostra di Enrico. Ah, ecco perché senza nome. Opere senza nome. Quando ti sono arrivata che scrivi niente, ho detto ok, chiamiamelo così, cosa ci vado a mettere, è vero? Esatto, in quel senso, no. Lei è rimasto un po' no, così, parte... sono rimasta, non capisco quel cartello, no, cosa ma voleva guarda, dire. Non ti preoccupare, il cartello Lisa, da ti noi. Chiedo una cosa, sono, diciamo sempre due cose da battute ma anche sì, non seria, dove lo possono trovare questo libro di tue poesie che racconti? Questo in qualunque libreria andate, Pluriversum Edizioni, è a distribuzione nazionale e internazionale. Ah, okay. Vedi che so che... quindi qui non, proprio non ci batte chiodo, lo trovate ovunque. Lisa Lambertini, eccola qua. Bene, perfetto. Una canzone e poi torniamo subito con voi. Tutto bene, tutto a posto? Siamo, cioè, si mette a posto le orecchie anche Romano. Ci siamo. No, vi stavo consultando intanto con Lisa, visto che c'era Bruno, si è distratto un attimo, stavo chiedendo delle informazioni. Come stai a chiedere informazioni? Mamma mia. Mamma mia, vedi che anche lei guarda il programma, mamma mia, in tutti i sensi. Forse Romano c'è, come nome c'è azzeccato. Livadetme che si chiamava. Infatti delle volte sento anche alcuni ministri, alcuni... quei ministri? Dicono, quando dicono... spontaneo. Come siamo messi, mamma mia, nel senso che sono... hai capito, è un'esclamazione che viene normale pronunciare il nome del nostro programma. Picchete ed etichetta. Anche te chiede che te. Allora, Elisa, nel frattempo che appunto mi ha raccontato dove trovare questo libro di poesie, le tue edizioni, il film che uscirà a breve, adesso abbiamo anche qui una tua breve intervista che ovviamente ci andiamo a godere, magari possiamo commentarla anche se ti hanno già intervistato durante questo piccolo video che Antonio si spinge il bottone giusto. Possiamo vedere, ecco. Vado, vediamo cosa succede. Tracchete, partirà o non partirà? C'è anche il video, sì. Oh, vediamo. Ah, qui siamo a Sant'Agata Bolognese, altra meravigliosa collaborazione con questa intervista che hanno. Facciamo parlare lui adesso. Se parlo io. Siamo qui con dei personaggi, uno in particolare, un po' ecco che sta succedendo qualcosa. Adesso volevo fermare un attimo, ma dopo. Chi è che intervistava qua? No, aspetta. Chi intervistava? Sapevi? No, chi intervistava? Comocos è una pagina che parla di... parliamo di Facebook, qualcosa del genere? Sì, è su Instagram, eccetera. È una pagina che segue i cosplayer. Cosplay, capito tutti? Cosplay, è il nome nostro. Segna anche quello, torna indietro. Cosplay, con la Y non si scrive. Esatto. E questo è un evento invece di Ferrara, che è una... quell'immagine che si vedeva. Sant'Agata Bolognese, siamo qui con dei personaggi, uno in particolare un po', ecco che sta succedendo qualcosa... Lasci stare la ragazza, dopo. Questa ragazza si chiama Luna. Siamo con Lisa Lambertini, c'è questo Luna, vampiro perché lei è l'autrice di questo... La saga sono I Vampiri Dexter Hall, questo è il seguito della Danza dei Cuori, mio primo romanzo che è già la sesta edizione, quindi va molto bene, molto piace, e questo è il compromesso, il suo seguito, dove c'è questo nuovo personaggio che si chiama Salvo, ovvero non è il suo vero nome, ma non avendo nome, Vittoria, la protagonista, gli ha dato il nome di Salvatore per un motivo che poi si scoprirà leggendo... No, non sveliamo troppo. Posso svelare, ecco, tu prima mentre eravamo a telecamere spente dicevi che i vampiri si allontanano un po' dal canone classico, dal non morto. Chi è il vampiro per te? Che cos'è il vampiro? Il vampiro per me è una creatura come esiste l'uomo, come esistono tante razze sulla terra, è una creatura eterna, è una creatura immortale che nella sua lunga esistenza ha perso il gusto, il sapore delle emozioni, perché quando uno esiste per sempre arriva a un punto che nulla più gli dà nulla. Mi ripeto, e invece attraverso uno scambio consapevole e consenziente con esseri umani di cui preserva la vita, il concetto. Lui
abbiamo modo capito. Di assaporare le nostre emozioni attraverso il sangue, perché la nostra storia è scritta nel sangue. Quindi i miei vampiri in realtà hanno un grande amore per la vita e per tutto ciò che l'uomo prova. E Salvo invece, il protagonista di Compromesso, il seguito a Danza dei Cuori, è un vampiro che non ricorda più il proprio passato, lui di sé non sa più nulla e grazie a Vittoria comunque capisce se stesso e in Riscatto, che è il terzo capitolo della saga, si scoprirà la sua vera identità. Ti chiediamo un'ultima cosa, a chi ti sei ispirato, per quali sono i romanzi che hai letto per farti questa idea anche sui vampiri, o quali sono anche i film che ti piacciono di più? Io ho 44 anni e sono praticamente quando avevo 13-14 anni che scrivo storie di vampiri. Quanti quindi ne hai? Leggo tutto ciò che racconta dei vampiri. La mia autrice preferita è Anne Rice, ovviamente, e Bram Stoker, tutta la narrativa classica, quindi il vampiro, quello seduttore, non il vampiro mostro. Come parte cinematografica, qual è il vampiro che ami di più? L'estate di Anne Rice e poi ovviamente Dracula di Bram Stoker. Ecco, qui abbiamo svelato un po' il tutto qua. C'è tutto nero, cosa è successo? Qua è arrivato il vampiro che... È stato il vampiro che mi ha emozionato. Cosa mi dicevi? Che anche tu facevi i succhiotti, no, da giovane? Sì, me li facevano anche. Li facevano? Per... Sì, solo che non avevo abbastanza sangue. Mamma mia. Adesso vi faccio l'intercalare. L'intercalare a scendere, vuol dire. Guarda, sullo scendere non ti preoccupare, sono abituati. Meno di così, cosa facciamo? Non ti preoccupare. No, è che stavamo seguendo l'intervista, ci stavamo anche noi entrando nei personaggi. Ormai quelli che calano. Quelli che stanno scendendo. Certo che intercalare per i tifosi dell'Inter... è un buon soggetto, un buon oggetto, cioè intercalare. Ciao Moreno di Fivizzano, interista fino alla fine. Proprio. Salutiamo gli amici della Toscana che ci stanno seguendo. Ciao! Allora, a questo punto facciamo un po' il riassunto di questa tua presentazione, dei libri, del film che sta uscendo. Il film si potrà vedere diversamente oltre alle presentazioni? Il film è di Luciano Siliglini ed è stato girato in inglese perché è per il mercato americano. Questa premiere che si farà a Milano il 14 e l'unica proiezione di Ferrari, infatti, sono quei sottotitoli in italiano, per fortuna, perché io l'inglese non lo so. Così. E dopodiché questo se ne va in America, se qualche distribuzione italiana lo acquista lo vedremo in Italia. Se lo metti su YouTube ci piace a noi scaricarlo, no? C'è il problema, ci piace a noi far piacere agli italiani, poi lo traduciamo noi dall'inglese italiano, magari con i sottotitoli come il Signore degli Anelli in ferrarese. C'era la forte. No, perché adesso c'è il traduttore automatico rumano. Maial du Busgat un Aldamar. C'è il nuovo Transe Ruman. Potrebbe essere interessante. Vedi che noi abbiamo una radice molto radicata sul territorio, come puoi vedere. Una radice radicata sul territorio. Non mi veniva la parola ignorante, capito? Perché dovevo dire. Maialla. Dimmi una cosa, mai. Salutiamo i ferraresi. Ciao, ferraresi. Qui siamo internazionali. Gli arcani estesi, salutiamo Stella. Salutiamo siamo quelli di Viareggio. Ciao, Viareggio. Basti pensare, il filo conduttore nostro, prima di lasciare lo spazio ad altri, quello che dopo è peggio ancora. Dobbiamo pensare all'oste Alberto, che è colui che crea questi innesti, perché io... Che cosa fa Pota? Perché io... A me quando parlano di innesti un po' di preoccupazione. Mamma mia. Cioè, ma te l'hai innestato giusto? Ma non lo so. Ragazzi, però qui c'è un problema serio. Sì. Fate attenzione dalla regia, perché qui c'è un problema serio. Ah, l'editore ci taglia prima o poi. Innestiamo anche Daniele, innestiamo. Io stavo dicendo che il nostro oste Alberto è quello che mi ha presentato Enrico, Lirina, Stefano, mi ha presentato anche Barbara Passarini, che abita a 100 come me. Non lo conoscevi magari? No, a
100 metri da casa mia io vedo il tetto di casa sua. Anch'io, quando sono andato a Passerini. L'oste Alberto che mi ha detto: ma tu lo sai che a 100 abita la Barbara? Eccola. Tanto l'aveva avuto ospite. E tu hai detto: ma chi la Passerini? Tanto no, l'abbiamo avuto ospite con la modella che ci ha fatto un'opera dal vivo. Esatto. E Antonello si è distratto perché quando è stata a pitturare era un problema. Immagino che gli innesti di Alberto. È quella che. Tutta fiori, quella con tutti i fiori. Bello quelli. Ma aveva anche. Cos'è? Ma aveva fatto anche. Aspetta, a me qualcosa, mi ricordo, vorrei dire Letizia forse il nome? No. So che è di Mirandola, mi ricordo. Aspetta. Eh? No. Berta. Date dei nomi voi là? Dorella. No. Neanche quella. Ecco, quindi. Che faceva telequista. Dalla regia, l'oste Alberto. Pacco 1, pacco 2, pacco 3. Le voci fuori campo sono il ristorante delle trattorie Zanichelli. Perché sono in mezzo al campo, in fondo. Facciamo la chiusura. Io ringrazio moltissimo per questo invito. Ringrazio il ristorante, faccio i complimenti per la cucina, vi consiglio di venire a mangiare qui perché prova a dire, venite tutti al ristorante Trattoria Zanichelli di Torre Maini Maranello. Abbiamo mangiato dei gnocchetti spettacolari. Vamo là, venite tutti alla Trattoria Zanichelli, noi siamo qua. Aspetta che vediamo. Saluti. Per farvi vedere se ascoltate. Grazie. Lisa Lambertini, dove ti trovano anche? Canale Facebook, YouTube? Ovviamente. Sì, esatto, ho preso gusto e sono a mangiare. No, mi trovate su Facebook, pagina Lisa Lambertini autrice, Instagram, Lisa, io sono molto monotona, quindi è sempre Lambertini Lisa. Anche www. No, cioè, ma non si usa più. Scrivete Lisa Lambertini su Google, salto fuori io, un incubo. Mamma mia. Se invece scrivete Antonello, viene fuori Gigolò. Gigolò, accompagnatore. Tra parentesi, mancato. Mancato. Vabbè, c'è il sottotitolo. Grazie Lisa ancora, ora andiamo con una canzone e ospiteremo Stefano P. Spampatti che continua a raccontarci questo bel mostro mondo. Tutto bene? Ci siamo tutti pronti? Pronti? No, dobbiamo ancora fare il selfie, aspetta, guarda. Fai il selfie. Guarda, facciamo un selfie. Ci sono dentro bene, fantastico. Ah. Come va con la voce dalla regia? Mi si sente? Guarda, regia, faccio tutto io. Meraviglioso. Ci sono io la regia qua. Ma facciamo tutto. No, pensavo la regia, intendo sempre le persone che stanno dietro la telecamera, perché hanno quel certo non. No, però scusate. Ah, non so che, dove vai? No, è che sembra un pochino più magro se mi metto così. Ma c'è di bello lui. C'è di bello che. Tu non c'hai il cappello del cane dell'altra? No, ma il cappello serve per coprire la mia calvizie. Quello tirolese. E perché con il cappello, vedi che faccia da scemo che ho senza. No, no, mettilo perché c'è il riflesso della luce anche te. Non so, è la cosa. Avere ospitare, abbiamo avuto registi, coreografi, eccetera. Ma abbiamo attore stasera. Scusa, la prima volta che abbiamo attore. Lo mettiamo anche in primo piano. Guarda che uomo. La prima volta che avete un attore chiamate me. Mamma mia, la qualità. Vedi che ti viene naturale, mamma mia. Hai visto che è venuto naturale? Anche lui, mamma mia. No, ma è un easter egg, infatti. No, non è vero, è un cazzo allora, di caso. Allora, Stefano P. Spampatti. Allora, Stefano P. Spampatti. P. Puntino Spampatti, perché abbiamo capito, non abbiamo capito niente cosa voglia dire, però abbiamo pensato... Ma non deve avere un significato. F. Scott Fitzgerald, perché cosa sta F. Scott Fitzgerald? Anche dal pubblico. Ma se qualcuno di voi sapesse veramente, perché qual è il primo nome di Fitzgerald che ha scritto il grande Gatsby? Come scrivi, si chiama? Scrivi Romano, scrivi. Tutta questa roba devo scrivere. Philip K. Dick, che ha scritto Urbi. Aspetta, che tra le altre cose anche gli androidi sognano. Philip K. Dick. Philip K. Dick. Blade Runner, il libro da cui è tratto Blade Runner. Philip K. Dick. Perché cosa sta la K? Perché cosa sta la K? Anche c'era. Philip K. Dick. K. Dick, Kion Dick. Kion Dick. Esatto, Dick scritto cazzo. Dick. Dick, significa com'è? Cazzo in inglese, Dick. No, e cazzo sarebbe una cosa. Cioè, cos'è naturale? Una cosa inglese? È un. Sì. Sì. Che... Irina, sì. Ma. No, confermate voi del pubblico, no? Perché. Sì, no, vi assicuro, cazzo è. La... Con la no, cappa, dico anche alla signora cappa. Lambertini che prima diceva giustamente io non conosco l'inglese. Con la cazzo, cappa? Dick. Prego. E cioè, puoi anche usare cock. E sei, sei volte. È giusto un sette... pochino più volgare. Ah, ma allora il cocktail è vuol dire. Cocktail, sì, perché lo fanno col cazzo. Nella grande maggioranza dei bar lo fanno
Ti spiego una cosa. Allora. Siamo in fascia protetta? No, perché hai dato del pane ad Antonello che già... Ma perché uno potrebbe intendere, facendo riferimento a quell'oggetto, uno potrebbe dire, ma è una cosa in grande o una cosa in piccolo? E allora lì potrebbe confrontarsi, devo fare così, sì, si potrebbe confrontare questo oggetto, che poi è una parte fisica del proprio corpo, se si può giustificare in un modo dove, specificando quel tale oggetto, quella tale definizione, potrebbe definire una cosa in grande o in piccolo. Tu come la vedi? Una cosa grande o una cosa piccola? Dipende molto dal soggetto, purtroppo. Poi dicono, c'è quel brutto dire che le cose piccole fanno... Io e te saremmo fortunati in quel caso, ma nel mio caso invece non fa testo. Piacerebbe molto anche invece a me Romano, invece in Romano, caso, sentendo le varie testimonianze, lui non corrisponde alla L, ma è... Sì, no, ma infatti questa è una cosa bellissima. Io stando seduto qui, sembra che sia alto come lui, ma non è vero, perché lui è tipo sei volte me. Possiamo, giusto per fare vedere al pubblico da casa. Grazie. Facciamo così, fargli vedere. Quindi, ecco qua, ce n'è uno, due, tre. Io sto a sedere. In realtà, se tanto ti dà tanto. Ecco, perché poi mentre lui si alzava anche il tavolo davanti. Hai capito? Ma questo perché madre natura è stata... Allora, è stata generosa. Stefano, allora sta per pistolino. Pista per pene. Ecco, le pene dell'inferno. Esatto, scusa. Sì, perché fondamentalmente come profilattico devo usare una calza. È un problema perché è la nucinosa no, e allora irrita. È per quello che c'ha 22.000 figli in giro. Fatta l'uncinetto, la fai la lucinetta, noi gliela fanno. In realtà soltanto due che io sapevo. Ma va bene, non per fortuna. Giusto per cercare di essere minimamente serio, sì. È perché... Che ci crediate o no, Spampatti, anche se sembra uno scioglilingua, ripetetelo tre volte velocemente senza incepparvi. Spampatti va benissimo, sì, anche per vero. Lui. Anche se Spampatti sembra uno scioglilingua, è uno dei cognomi più diffusi nella mia zona. Ed è un problema, perché quando ho iniziato a... Qual è la zona che mi sono perso? Vabbè, questo è irrilevante. L'EF. No, è proprio l'EF. Come la birra, l'F. Ah, come la birra, sì. Non c'è l'apostrofo qua. L'F. Ma lavoro a Bergamo, per fortuna. Cos'è? Però quando... Che ne so, l'F. Cos'è l'F? L'F. Ma non è importante, cioè, l'F sapere di l'F. L'F di quella cosa là, capito? F di... Ah, ma guarda che è importante. No, l'F è questo paese tra le... Tutti l'avete vista Heidi, no? Almeno una versione di Heidi. Se io ho visto quella porno, c'è YouPorn, dietro la casa del nonno. C'è Heidi in versione YouPorn. C'era anche lei stupendo con la pecorella. Ok, no, la nostra versione è meno esaltante. Vabbè, e dietro c'è... arrivava il nonno, anch'io. Però non è così. Noi dietro abbiamo... È arrivato il caprone, io no, già dato. Vabbè, dai, io sarei stato con il caprone, ma... Cazzi suoi, sì. Cioè, è sempre quello, è sempre quello di proporzioni. Va bene, no, andiamo a vedere col monologo, giusto? Oh. No, le foto prima. Non so, decidete voi due. Per me è indifferente. No, mi fa un casino, cioè, tu dici, ma io da quell'acqua posso, da questa posso, mi prendo l'AIDS, no? No, è urina, non ti preoccupare. No, non è Irina, ma urina. Era Lisa che non c'aveva il tempo di andare con la calzone dentro in bagno. Beh, di sicuro non era acqua, però. Vado col monologo, se non mi picchiano. Spero. Se questo è un uomo. È una domanda che puoi venire fuori. Ma questo è letteralmente l'unico video che ho di me che faccio qualcosa. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case. Voi che provate tornando a sera il pasto caldo. Sì, sembro fin troppo serio qui. La scissione tra realtà e palcoscenico è un uomo terribile alle volte. Lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per il mezzo pane, che muore per un sì e per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli, senza nulla, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi e freddo.
grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. Vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati. Ok, allora, tanto di cappello in realtà al testo di Primo Levi, ma è sicuramente il modo meno indicato di presentarmi. Non faccio soltanto roba che fa piangere, che commuove, e anzi in realtà sono anche troppo coglione generalmente rispetto a come quel video mi... Dimmi una cosa, Stefano, dov'è che ti sei formato come attore, diciamo? Diciamo qualcosa anche di serio ogni tanto noi. Ok, allora... gli studi fondamentali li ho fatti con il Teatro Prova San Giorgio. Poi, stiamo parlando di Bergamo sempre. Sempre di Bergamo. Ho fatto degli workshop con Thomas Richards, che è l'ultimo allievo vivo di Jerzy Grotowski, quindi il teatro corporale, il movimento, e ho seguito dei corsi specifici di preparazione sui metodi d'approccio al personaggio di Stanislavski. Ho avuto il piacere di conoscere Barba e l'Odin Theater, io ho fatto uno stage anche lì, ho studiato per 8 mesi in Francia, a Tolone, e tra parentesi, il nome della mia compagnia, Bric-a-Brac, deriva dal periodo che ho trascorso in Francia. Significa mercatino dell'usato. Bric-a-Brac. Ah, ok. In realtà no, significa piccole cose utili, però è il nome con cui chiamano i mercatini dell'usato, quindi ho pensato, ma dopo tutto, perché no? Se volessi fare il raffinato, direi... raccolgono tante piccole realtà, tante piccole cose che sono all'apparenza inutili, gettate lì, ma che nascondono un valore prezioso intrinseco. E ho pensato che fosse il nome perfetto. È come il nostro mercatino del riuso, un po', che sta succedendo qua, esatto, in Italia negli ultimi decenni, diciamo. Per fortuna, perché permette di riscoprire delle realtà e oggetti che hanno avuto una storia. Diciamo, e che vanno da casa in casa, cose che magari rivivono e ti vengono a riempire un vuoto che tu non conoscevi, ad esempio. Precisamente. Bella roba, ho detto, eh? Bello, davvero, infatti questo non me l'ha... Una volta mi sono meravigliato. sono sbalordito, visto come stava andando l'atmosfera generale. Ah sì, no, giusto, se spiego la foto prima che qualcuno dica. Sono io, quelli erano i miei capelli. La foto in realtà risale a 2 anni fa. L'attrice con me è Caterina Campo. Questo che diciamo che episodio. Questo spettacolo l'ho scritto io. Ah, è stato anche, uno sei, dei miei. Sei anche autore, ovviamente. Sono drammaturgo e regista, sì. Questo spettacolo l'ho scritto, diretto e interpretato. Si chiamava Voci Alterne. Era un confronto tra il bene e il male della razza umana. Questo invece è tratto da una commedia shakespeariana, Cecco Sospiro. Sogno notte di mezz'estate. Facevo la checca. Ruolo che mi esce particolarmente bene. Questo niente è tratto dal mio book. Sono io con una maschera. Canto di Natale. Prego, prego. No, no, come è pure... ancora Canto di Natale, il vecchio Scrooge. Ah, no. E questa è la parte finale, in toni di rosso, perché è la conversione. Questo è sempre in toni di rosso, ma è su un progetto sui serial killer, L'uomo con l'accetta di New Orleans. È un video che avevo fatto per l'Avis. Uno spettacolo ispiratomi dalle opere di Saresini, la scenografia è sua, si chiama Confessione di una maschera, si chiamava Confessione di una maschera, è stato fatto solo una volta,
però non, magari un giorno ci sarà occasione sempre, di farlo. Sempre a teatro, sempre a... Sì, questi sono i miei corsisti. Ah, diciamo, studenti è una parola che non mi piace. Tieni anche corsi per futuri attori, diciamo. Sì, sì. Non proprio, in realtà. Io credo nel valore delle botteghe. Una volta, quando per imparare un mestiere si andava a farlo da chi lo sapeva fare e veniva trasmesso. Teatralmente questa cosa funziona tantissimo. Cioè, io come ho modo di imparare a recitare se non provandolo sul campo? Io stesso ho fatto stage e apprendistati prima, certo, di imparare, certo, di mettermi sulla scena. E cazzo, se voglio, e pofferbacco, se voglio, dici, abbiamo detto 22 volte, vai, puoi continuare. Ah, non siamo in passata detta, ah, porca troia. No, cazzo, se voglio imparare qualcosa dal punto di vista teatrale, come ma faccio? In bergamasco avrete l'esclamazione anche voi in bergamasco? Ma io non sono bergamasco, quindi è molto, vabbè, io sono nato in zona di Bergamo, in un posto che si chiama Leffe, triste e disperso nelle montagne, però la mia famiglia è pugliese. Siamo dei mezzi zingari. Ma che ci azzecca loro? Che ci azzecca? Lo so. Vabbè. La vita è orribile. Questo invece era un tutto ciclo da voi di spettacoli che si chiamava Caffè Letterario, in cui portavo in scena un autore letterario diverso ogni mese all'interno di un caffè, di un caffè dedicato alla letteratura. Questo è Mark Twain. Sì, lo so, in realtà non gli somiglio perché ero alto tipo la metà di Mark Twain, ma certi limiti non si possono. Quindi sei sempre in teatro nella tua, vicino a Bergamo, nella tua città, o sei in tour qua? Non sempre, in realtà questo è proprio in città alta. La grande maggioranza dei miei progetti ho iniziato a farli a Bergamo, ed è dove ho il bacino d'utenza più nutrito. Ho fatto anche qualche spettacolo qui a Gusciola o a Montefiorino, ma sono state cose minori. Insomma, chi cazzo lo vuole un outsider, uno straniero 22. Che se ne venga qui a 22? Se ne fai tutte le X, siamo già 22, eh? Oh, devi tagliare, mi sa bibi, quando si mette le repliche dopo. Fai anche bob bob. Quindi non potremo mandare una pausa pubblicitaria? No, mi dite che qua sei a Montefiorino qua. No, qui sono alla Rocca di Città Alta, è uno spettacolo su Lorenzo Lotto. Lorenzo Lotto, che è un pittore, non lo so, non ero io il regista, è un carissimo amico che si chiama Marco. Però magari c'è il quadratino sotto, ci metti lui invece di metterci. Ah, però qui sono a Treviglio. Dove sei? Treviglio. No, Treviglio, Brescia. Sì. Sì. Più o meno, qui a Comun Nuovo, Treviglio non è di là, che credo che sia ancora in provincia di Bergamo, non ne sono sicuro, sempre canto di Natale, la ragazza con me si chiama Albicocca. Treviglio con due V si scrive, guarda che proviamo a cercarla. Eppure si chiama davvero Albicocca, garantisco, sì, è una dei miei più frequenti collaboratori. Dopo arriva Fragolina, dai, va là. Qui Baudelaire, sempre per il ciclo Caffè Letterario. Ok. Joyce. Chi è? Joyce. Non John. James Joyce, l'Ulisse. Davide Pagnoncelli che mi strangola. Probabilmente me l'ero meritato. Hemingway, molto sfocato. E qui siamo, sì, due dei miei più frequenti collaboratori, Davide e Albicocca. Albicocca c'è sempre. Sì, Albicocca c'è. Sì, bella. Guarda, tutti insieme. Questi sono i miei corsisti dell'anno scorso. Corsisti. Mm-hmm. Il laboratorio che faccio per adulti. Hai messo la parrucca? Quella no, non era una parrucca. No? Beh, una volta avevo i capelli, questa è una parrucca. Ah, ok. Vabbè, questo che è un dopo hai avuto la birra sul politico. Esatto, sì. È un corso di birra, cosa facevi? Quello? Bukowski. Certo, con la birra cosa fai? Bukowski? Bukowski, Tromboschi. Ma c'è anche una sigaretta. e qui sono con Bakuran. Ma c'è un italiano in mezzo a parte di cocca? No, ma che te ne fai italiano? Se cerca di essere internazionali, se no si dice che facciamo i nepotisti e facciamo lavorare sempre noi altri. Milena Paris. Lei è italiana, garantisco. Gli stai ciucciando una spalla. Era uno spettacolo sulla violenza di genere, però dovevo fare il marito possessivo che la picchiava, quindi... Cioè, senza toccarla sarebbe stato possessivo, difficile. Possessivo, possessivo, e anche geloso. Lo dico così per dire era geloso, il... Era geloso? Marito, ma anche, sì. A una certa mi mettevo a fare la tipica scenata di... Chi cazzo è che ti scrive a quest'ora? No, tu con le tue amiche non devi... 38, 38. Ah, sì, no, giusto.
Vabbè, strano che c'è la barba anche lui. Però. No, ma quante repliche hai fatto di questa? Questa? Ma questa è di quest'anno. L'abbiamo fatta soltanto una volta per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In realtà è di qualche mese fa. Diciamo di ottobre, il mese della violenza contro le donne. Sì, esatto. Ah, scusi, mica abbia studiato per niente lui, eh? No, ma infatti sì, non era proprio di... Questo è Shakespeare for Dummies, il mio personale tributo. Questi sono i miei studenti di quest'anno. Lo spettacolo è proprio del mese scorso. Da sinistra verso destra, però non so da sinistra come lo legge il pubblico. Quella a sedere. Quella a sedere, okay. Da quella a sedere sono Valeria, Marta, Elisa, Giulia, Damiano e Emanuela. E dove sei? La Giulia. Beh, io facevo la regia. Ah, sapere, ma la Giulia cosa faceva? La donna, la cameriera, la domestica. Cameriera. Certo, lo spettacolo è 5 euro, 8 donne e un mistero. 5 euro all'ora, va bene? 5 euro all'ora. Sì. No, direi che non rientriamo delle spese. No, ma sai quanto l'affitto di un costume costa? Specie perché quelli non li ho affittati, li ho comprati. Quando uno nasce scemo. Io farei anche senza vestito, risparmierei sul vestito. Ma infatti a un certo punto dello spettacolo si spoglia. Appunto. Ma altrimenti come la porto la gente al pubblico? Questo è un personaggio. Quanto costa il biglietto in prima fila? Dipende. Dipende da dove lo facciamo. Cos'è combinato qua? Quello è un personaggio che ho creato io, il professor Pseudo Amore. Serve per parlare in termini parodistici delle relazioni umane, diciamo. Di solito parla di violenza di genere, di femminicidi o dell'esaltazione dell'idea dell'amore. Per esempio, in quel caso facevo una conferenza su tutto ciò che c'è di sbagliato sulla Disney e sulla sua idea di... Quella viene dal mio book. Che? Quella viene dal mio book. È la cosa che mando in giro per farmi... Ah, ok, no, perché... Allora, ho una serie di fotografie che mando in giro, come fanno le... Che lui lui potrebbe dire... Stai da incazzato. No, prego. Hai detto cazzo che tu, c'è già 40. No, no, su. No, aspetta, sono dimenticata. Ok. Perché no, vabbè, magari non era importante. Il mio book gli viene proprio dall'interno. Andiamo avanti. Vabbè. Lui, infatti, la pagina sua fragile si chiama book.n. Vai avanti, che qua l'aveva già No, questa fa male al cuore. Questo è stato quando... No, io sono profondamente, irrimediabilmente ateo. Qualcuno mi chiamerebbe un orribile comunista senza Dio. Cioè, questo è il book. Dove vuoi andare, scusa? Ma anche questa fa parte del mio book. Vedi? Solo che serviva perché quando l'ho scattata era esploso il boom di questi stupidi soggetti religiosi nelle figurazioni. E allora ho fatto Gesù di Nazareth. E porco questo lo metto nel mio book dopo. Adesso non esageriamo. giusto. Non esageriamo che dopo. Ma vi assicuro che non lo ho. È bellissima, per carità, la foto è fantastica. Te lo dico al plurale, so cazzi. Okay. No, è 41, siamo già 41. Quindi dobbiamo cancellare tutta la puntata. Dopo. No, ma quale canzone? Andiamo in fine così. No, allora il tizio che l'ha scattata è bravissimo, però fondamentalmente io ho dei problemi con le figure religiose. Avere quella tra le palle è problematico. Abbiamo imparato delle cose stasera. Questi nuovi nomi che non conoscevamo. Espressioni. Però tutto si condensa nel book. Nel book. Voi cercate il book. Il mio book in realtà deve essere spedito. È privato per ora. Andiamo con la canzone, prendiamo con i saluti. Fatto il monologo, sì, Sì, il monologo abbiamo fatto. Ah, okay, no, abbiamo fatto anche il suo spogliarello. Abbiamo fatto. Sì, è soltanto che è stato coperto dal commercial. Tu stai cercando la fidanzata o ce l'hai già? Come sei messo? Ma io non potrei cercare una fidanzata perché sono di un'altra parrocchia. Beh, fidanzato, dov'è il problema? Sono sposato col mio lavoro, ecco, questo è il problema Romano, principale. Romano, fidati che è disponibile, ha bisogno di attenzioni nuove. Oddio. E poi parlavamo di book, Romano. Ci si può riflettere. Scusa, è tutto un book. Sai che ogni tanto mi fai riflettere tu? Tutto da solo fai. Tutto da solo non c'è niente di male. Daniele, abbiamo trovato il book. Woody Allen diceva che la masturbazione è amore con qualcuno che rispetti veramente. Vedi,
Aspetta. Ma devi imparare queste cose. Chi l'ha scritto quella lì? No? Chi l'ha detto? Woody Allen. Woody Allen. Ah, Woody Allen. Mi spiace, no. Masturbarsi è fare l'amore con qualcuno che rispetti davvero. Nicola, vieni qua un attimo. Nicola. Chiediamo a Nicola. Passa di qua. Tra una piadina e l'altra, chissà. No, dopo... sì, no, ci stanno buttando fuori. No, no, nel caso possiamo. Allora, io penso che potremmo andare. Innanzitutto, a parte le battute, che mamma mia, sai che è una cosa così. Vorremmo cercare di divulgare le vostre arti, anche diciamo con qualche nostra interferenza, si chiama così, no? Uh-huh. Ok, allora, dove ti possono trovare? Hai un sito, hai una pagina Facebook? Sì, allora, ho una... c'è una pagina Facebook della mia Stefano... compagnia, che è relativamente neonata. No. No, ok, mi trovate anche cercando Stefano P. Spampatti su Facebook, ma perché cazzo dovreste fare? Cioè, 82! 43! No, se no, cercate Bricabrac con l'accento, si scrive, no, Brick, B-R-I-C, trattino, A accentata, trattino, Brack, scritto Brack. Ok, ci sentiamo B-R-A-C. Dopo la canzone, dopo per la canzone, per i saluti con tutti. Sarà fantastico. Oh, dai. Romano, ma come siamo messi, Romano? Beh, siamo messi che questo qui è il momento in cui il nostro attore Stefano P. Spampatti metterà a disposizione del pubblico di Mamma Mia un suo breve monologo. Allora attenzione, grazie, facciamo un piccolo applauso come preparazione, così, tutto finto chiaramente, allora, mettiamo in primo piano lui. Permetterete allora aspetta di... che... Ah, no, no, ti puoi anche alzare, posso adesso, tanto non fa differenza molta, tranquillo. Lo so. Attenzione, io mi sposto, Romano spostati. No, andiamo fuori no, campo. Allora questo è in omaggio di Romano, grazie. Quanto grazie. Pare, che pare che fosse tutta la serata che ripeteva to be or not to be. Che in realtà è soltanto la punta dell'iceberg di un monologo molto più lungo, ma che poche persone ricordano a memoria. Quello sarebbe fate finta che questo sia un teschio, sì, non ho trovato niente di rotondo. O non. Inquadra meglio anche il bicchiere perché abbiamo un'inquadratura, ecco, perfetto, così vai. Essere o non essere. Che sia più nobile all'anima vivere rifuggendo i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna o, imbracciando le armi, ergersi contro un mare d'affanni e combattere fino a giungere della morte della carne e con essa sperare che abbiano fine le mille afflizioni cui la carne è destinata a vivere, morire, soffrire, niente di più, vivere, morire. Soffrire, dormire, forse sognare. Stefano P. Spampatti, signori! È entrato nel personaggio, è brindato a noi alla bellezza di questa bella puntata. Grazie. Con questi begli ospiti che inviterei qui. Venite, assieme a Stefano, assieme ad Antonello, assieme a Romano. Devo fare venite. Nell'angolo il no, in realtà non sono così. Tu puoi venire vicino a me. Ci stiamo tutti. Oh, tranquillo. Ci stiamo tutti. Ecco qui, eccoci qua. Tutto bene? Ovviamente, anche Alberto, vieni qua, vieni a fare un saluto. Vieni anche a te, Alberto. No, anche perché non credono che tu sia qui a Torre Maina. Anche perché è stato menzionato più volte nel corso della puntata. No, è come il pomodoro, ha detto, cazzo, 43 volte, eh. Cioè, minimo è questo punto. Dai, attenzione, allora, ci siamo? Aspetta che vediamo, non ci siamo dentro, vediamo. No, no, prendi pure. Aspetta che facciamo fare l'inquadratura a Daniele come si deve, così vediamo, ci sei tu, perfetto. Un po' di là, va bene così? No, ancora un po' di più. Romano, attaccati. Che ne so io, ci stiamo mica dentro. Voleva stare vicino a te, ma l'ho allontanato apposta, non ti preoccupare. Ecco, ci siamo qua. Uno come Romano allora, non lo trovi mica dappertutto. Ragazzi, qua facciamo l'elenco degli amici che sono venuti con noi questa sera a Torre Maina, alla trattoria ristorante Zanichelli. Abbiamo Alberto Bazzani, abbiamo il nostro Bruno, Lisa Lambertini, abbiamo Irina, abbiamo il nostro super Enrico Saresini e Stefano P. Spampatti che ci ha elogiato con To Be or Not To Be e ovviamente Antonello e Romano che sono qua. A questo punto noi ringraziamo anche Daniele Mammi per l'inquadratura, per quello che ha fatto nel trovarvi e vi ringraziamo della presenza qui a Torre Maina.
vi auguriamo buon rientro nelle vostre terre, perché siete distanti da Cento, andate addirittura in quella della Val Bembrana di Bergamo. A questo punto noi l'appuntamento è il prossimo giovedì, che avremo un'altra puntata ricca di ospiti e andremo un po' a raccontare quello che sarà il Remember Nuovo Mondo del 16 marzo. Grazie da parte di Romano, mamma mia, e da parte di Antonello e o signor, come dico, signor, io signor. Grazie allora a questo punto, amici, buon rientro e grazie di essere stati con noi. Domani sera replica 20:30 e sabato a mezzogiorno. Poi su, poi su, bacio alla regia. Eh sì, Tutti baciamo la regia. Eccoli, smack, 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 smack. Thank you.